Mister, buongiorno, bentrovato. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie. Intanto, no, grazie lo dico io perché so che è il giorno libero, il primo da quando è cominciato il ritiro, e indovinate un po', abbiamo fatto mettere la sveglia presto a Sottil. Grazie per questo, mister. Tra l'altro, ritiro, prima settimana, Palazzolo, prime corse, c'è stata anche un amichevole, insomma un test di 80 minuti. Ieri il risultato lascia il tempo che trova, 4-1 contro questa equipe Siracusa, però immagino che lei abbia iniziato a prendere appunti e note su movimenti, idee e quant'altro. Come sta andando? Ma no, innanzitutto c'è molto entusiasmo, molta motivazione da parte mia, dello staff, dei ragazzi riconfermati, anche i ragazzi, qualche ragazzo nuovo che abbiamo già concluso, è già un giocatore del Siracusa a tutti gli effetti. Quindi è chiaro che siamo all'inizio, dove in questa settimana, insomma, in queste due settimane andremo, l'obiettivo nostro è di mettere a posto la condizione fisica, e quindi stiamo assolutamente caricando, anche se non in una maniera eccessiva, comunque il lavoro aerobico, il lavoro di forza. Siamo anche in costruzione tecnica, quindi siamo incompleti, ma non abbiamo fretta, non possiamo sbagliare i profili. Quindi sicuramente io penso che per la fine del ritiro completeremo la rosa e saremo, secondo me, pronti per l'inizio del campionato. Mister, lei diceva siamo incompleti, cosa manca? Chiaramente siamo alla ricerca di difensori centrali, oltre di Akite, che abbiamo preso, che secondo me è un giocatore straordinario. Dobbiamo prendere un portiere, purtroppo Grassia ha lasciato il ritiro per motivi familiari, ci dispiace molto, però abbiamo intravisto lui in profilo, secondo me ottimo, ma per sua scelta ha lasciato il ritiro, e quindi siamo a cercare il portiere, dei difensori centrali, dobbiamo prendere un terzino sinistro e poi dobbiamo andare a vedere l'attacco. Sicuramente dobbiamo fare degli interventi, come dicevo prima, insieme al direttore Antonio Laneri, mirati, giusti, che vadano bene per il nostro progetto. Mister, c'è rimasto male, dico quasi a livello personale, poi per la scelta alla fine invece di Davide Moi, sembrava fosse destinato ad un ritorno di cuore, poi invece l'Ancona ha avuto il sopravvento? Ma no, perché sono abituato ormai a questi cambiamenti repentini di mercato. Davide Moi è un giocatore che io stimo, un ragazzo che io stimo, l'ho avuto come allenatore, come giocatore, è un ragazzo che ci poteva dare, però qua a Siracusa vogliamo solamente giocatori convinti di questo progetto, che vengano a onorare questa maglia e a dare tanto sotto il profilo, soprattutto delle motivazioni. Quindi poi Moi avrà fatto la sua scelta, e quindi in bocca al lupo a lui, ma il Siracusa non si ferma, ecco. Abbiamo preso De Akite, che con tutto il rispetto per Moi, ma vedrete che sarà un grande giocatore. Lei si sta soffermando molto su De Akite, magari perché è l'ultimo arrivato, forse perché magari già, insomma, sa che saprà stupire questo giocatore, ma saprà mostrare qualità che particolari. Sì, è stato un ragazzo di 1,91 m, veramente, come si dice, un bel animale. Secondo me abbiamo preso un giocatore leader là dietro, che porta spessore, porta esperienza, quindi fisicità. No, ma sono anche Brumat, Fella, sono giocatori di categoria che abbiamo già chiuso, insomma. È arrivato questo stampo nel quale dovevamo ancora chiudere il contratto, lo dobbiamo ancora, diciamo, osservare con attenzione, ma è un profilo molto interessante, molto anche questo. Bene, sì. Mister, domenica
c'è un'altra sgambata, come la chiamo, un'altra prova sul pallone con, sì, contro Troina. Sono, ricordiamolo, tra l'altro tutte gare a porta aperta, cioè a porte aperte, quindi i tifosi possono tranquillamente raggiungere Palazzolo, che non è neanche particolarmente distante, dove si sta svolgendo il ritiro azzurro, e allo Scrofani Salustro anche così dare un'occhiata, che a lei non dispiace, anzi li vuole vicini anche per il confronto, così per cominciare a rilegare in previsione dell'avvio della stagione. Ma sì, non serve, non la penso, per me i nostri tifosi sono al valore aggiunto, i nostri tifosi sono sempre stati straordinari, quest'anno sono convinto che hanno già risposto con quegli abbonamenti in una maniera molto decisa, quindi è chiaro che ci aspettiamo già dalle prime amichevoli il loro apporto. Ma sì, questi amichevoli, soprattutto nelle prime due settimane, sono impegni sicuramente dove è chiaro che non c'è la brillantezza, dove è chiaro che non c'è ancora la velocità, la gamba giusta, ma noi stiamo andando per obiettivi, stiamo facendo un lavoro di qualità, quindi però servono a trovare minuti, servono a trovare le distanze, servono a trovare comunque a mettere minuti nelle gambe, anche perché siamo 32 giorni dall'inizio del 31, all'inizio dei giorni del campionato. C'è campionato, già il punto alla rovescia, quindi appeso nello spogliatoio, mister. Beh, certo, quando si va, noi facciamo, è giusto che si faccia così, perché abbiamo la programmazione del pre-ritiro, deve essere mirata, la facciamo mirata, quindi adesso abbiamo, ripeto, due settimane di carico, poi settimane di Ferragosto scendiamo giù e cominceremo a diminuire per arrivare poi nelle ultime tre settimane a fare tre settimane standard. Non lo so, però Sottili, io ho come l'impressione che, anche se lei è molto così tranquillo nelle dichiarazioni, nel chiacchierare con noi questa mattina su FM Italia, però ho come l'impressione che lei abbia tanta voglia di cominciare a fare sul serio. Lei è, di rimando chiaramente, la squadra. Certo, assolutamente. Io l'unica cosa che mi preme veramente è completare la squadra, perché poi i giocatori vanno allenati, no? Quindi non basta solo prendere il giocatore e metterlo dentro, il giocatore poi va allenato, quindi il massimo, ovviamente le mie motivazioni sono altissime. Io l'ho detto all'inizio, sono contento di riallenare il Siracusa in Lega Pro, che è una categoria che assolutamente spetta alla città, e quindi per quanto riguarda questo sono veramente, non vedo l'ora di iniziare. Chiaro che mi piacerebbe già avere la squadra pronta per plasmarla. Per poter, sai, quando hai dei ragazzi in prova, no, non è facile, quindi perché poi magari non vanno bene, oppure non sono magari i profili che vadano bene per il tuo progetto, quindi li devi ricambiare. Però io ho molta fiducia in Antonio Lanieri, che non è che lo scopro io, che è un direttore secondo me di altre categorie, e quindi da quel punto di vista una sicurezza. Sottil, prima di liberarla, l'ultima domanda: lei prima parlava di percorso a tappe per avvicinarsi poi, no, a questo meno 31, i giorni che mancano all'avvio della stagione. Ecco, in questo percorso ad esempio la Coppa Italia 7 agosto come si inserisce? Ma la Coppa Italia innanzitutto bisogna vedere se si gioca, perché il 4 ci sarà, il 4 agosto è l'ultimo giorno, faranno le squadre, ufficializzeranno le squadre della Lega Pro, perché è l'ultimo giorno per le squadre che hanno presentato domande di ripescaggio, quindi si saprà finalmente chi saranno le squadre della Lega Pro, da lì secondo me faranno le griglie della Coppa Italia. Io penso che noi più o meno andremo con Catania e Akragas, perché siamo vicini come logistica, quindi sì. Ma la Coppa Italia è un test importante, si inizia ad andare un po', siamo 7 agosto, comunque è una partita già diciamo tra virgolette vera, contro una squadra di categoria, e quindi si comincia un pochettino a vedere a che punto siamo della preparazione, no? Che sono partite che per me, i test che mi danno dei dati, delle considerazioni su che punto è la squadra, no? Quindi Coppa Italia ok, però la si vive guardando e pensando, ragionando già in ottica di campionato, ecco. Ma è chiaro che io, tu lo sai come la penso, io almeno io voglio vincerle tutte, quindi la mentalità non cambia, la mentalità deve essere quella.
è chiaro che sappiamo che sarà un campionato difficile e impegnativo, ma la mentalità deve essere la stessa dell'anno scorso, quindi noi andiamo in Coppa Italia per affrontare e passare il turno, ci mancherebbe altro. Però è chiaro che siamo in una fase, no? Soprattutto noi che siamo partiti un po' a livello tecnico un po' in ritardo, tra virgolette, quindi è normale che non saremo al top, ma non mi preoccupa assolutamente, perché io devo essere assolutamente al top per il 28 agosto. Chiaro, chiaro, no, è tutto perfetto, è arrivato il messaggio anche ai tifosi che stanno scrivendo. Tra l'altro una curiosità, avevo detto l'ultima domanda era liberavo, mi perdonerà mister, perché quasi a furor di popolo mi chiedono, ma visto che Sottile è sempre schietto, ma come mai Cesaretti è andato via? Cesaretti è andato via perché sinceramente è un ottimo giocatore, ci tengo a dirlo, perché l'abbiamo scelto noi. È un giocatore che ha delle caratteristiche importanti da davanti, però sinceramente per quelli che sono i nostri parametri fisici, dei test, non state guardando ad altro, ecco. Abbiamo scelto altri profili, e anche lui, in maniera molto onesta, per quello che io richiedo agli attaccanti esterni, in questo momento non me lo poteva assicurare. Quindi in maniera molto professionale, molto seria, abbiamo deciso entrambi di cambiare obiettivo. Stretta di mano e tutti avanti poi per la propria strada. Sono cose del calcio, chiaro, capitano, chiaro. E sono normali, non c'è niente di anormale. Bene, e io ringrazio anche per questa schiettezza fino alla fine della nostra conversazione il tecnico, l'allenatore del Siracusa, Andrea Sottil. Arrivano tutta una serie di frasi benauguranti, siccome non conosco la scaramanzia in questi casi non gliele leggo, però sono varie ed eventuali, ci sono tutte, mister, tutte per lei per i suoi ragazzi. A presto, una buona giornata. Grazie, Andrea Sottil. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Doppio Espresso. Doppio Espresso, le prime notizie della giornata su FM Italia.